just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you.
eccoci qua. Mi brucia un po' l'occhio perché ho starnutito poco fa. Eccoci, eccoci, buon pomeriggio, ciao. Ciao. Cosa saluto? Ciao Snake, buon pomeriggio. E allora, ma sei tornato davanti al PC, Snake? Qualcosa mi ha fatto blip blip. Scarico il telefono di casa. C'è scritto batteria scarica. Batteria scarica, lo mettiamo sotto casa. Se riesco, vediamo. Ok, sta caricando. Ciao Eno, buonasera. Buonasera. Allora, io sto giochino che ci ha regalato Twitch, che è questo mese, all'inizio del mese, me l'aveva consigliato Cippa tempo fa e l'avevo messo in lista dei desideri. Stavo buttato lì fra i 100.000 giochi che ho su Steam della lista dei desideri. Ora, con la scusa che Twitch ce l'ha regalato, a tutti quelli con il Prime, ce lo giochiamo e ce lo vediamo. Io l'ho ho ritardato perché appunto mi ero dimenticato di installarlo e c'è stata una mezz'oretta a installarlo. Quindi lo cominciamo e vediamo com'è. Però se Cippa mi ha detto che gli è piaciuto tanto, per me è un bel gioco. Sto provando un gioco che mi hanno regalato, si chiama Drone Slasher. E che genere è? Che genere di gioco è, Snake? Senti che voce, cioè sono raffreddato di nuovo. Ah, mi prende il naso. C'è una cosa, facciamo partire il gioco nel mentre. E vediamo, avvio di Sherlock Holmes. Avvio di Sherlock Holmes. E il mouse mi è sparito, grazie per la fiducia. No, sicuramente sarà un gioco bellissimo. Cambiamo scena, vediamo. Perché immaginavo che... il volume del gioco è altissimo. Non si è preso la schermata, ve la sistemo subito. E la sistemo subito o quasi. Dove sei Sherlock Holmes? Dove sei Sherlock Holmes? Oddio. Non lo vedo. Non lo vedo. Mi ha fatto... un attimo, vi sistemo, perché cioè è messo full screen, ma non deve esserlo. Ha messo full screen, ma non deve essere. Ma il gioco non l'ho trovato. Vediamo, è un ninja, fai le mosse con il mouse, cioè usi la spada con il mouse e uccidi i nemici. Ah. Niente, oh, guarda, c'è sto naso che mi... Ok, adesso gioco in finestra, voglio vedere che cacchio fa. Solo che mi... come dovrebbe chiamarsi? Un altro pacchetto di misti pacchetti. Eccolo qua, l'ho trovata la finestra, mannaggia a lei, l'ho trovata la finestra, finalmente, grazie, grazie. Ho ricevuto un'altra emote, guarda. Grazie, aspetta che lo... Vedi, io... il gioco mi locca il mouse, guarda, guarda come sbatte il mouse lì a sinistra. Sbatti così. Devo fare in questo modo per uscire. Devo fare in questo modo perché volevo ringraziare Snake in chat così. Grazie Snake per i 30 mesi di sub. Innanzitutto mettiamolo in italiano, perché se non erro stava su gameplay. Ho visto che c'era l'italiano, quindi ho detto vabbè, me lo posso giocare. La sensibilità del mouse la alzerei un po', vediamo. 40 penso che dovrebbe andare bene. Sottotitoli attivi, non invertire niente. Difficoltà. Come difficoltà? C'è la difficoltà? Come l'hai giocato tu? Come l'hai giocato Cippa il gioco? Vabbè, questo qua se lo lascio in normal. Volevo abbassare un pochettino, perché sembra... Ah, sembra un po' alto, sì. Sono 35. Devo rilanciare il gioco. Ciao Fantalol! Devo uscire dal gioco per farlo mettere in italiano. Cioè, ma si può fare nel 2020?
che io devo riavviare il gioco. Credo normal, ok. Alleluia! Ciao, alleluia! Dagli un po' buonasera. Ora così mettete almeno l'occhietto pure voi che vedevo prima. Vediamo se è in italiano. Dai. Nuova partita! Nuova partita in spagnolo. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Opzioni. Mi sembra che opzioni sia cinese. Carica, credo che dovrebbe essere in filippino. Esce in italiano. Vabbè, allora facciamo una nuova partita. Detective scrupoloso. Aspetta un attimo, questa qua voglio capire. Puoi sempre cambiare l'attuale livello di difficoltà delle opzioni del gioco. Assumi dinamicamente il ruolo del famoso investigatore. Metti a dura prova le tue doti investigative. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Già il gioco sta diventando difficile. Io faccio Segugio infallibile. Hai fatto Segugio, vero? Go! Segugio! Ora siamo dei Segugi! Porca puttana, perché me l'ha fatto fare? Si sentono i bambini in sottofondo? Credo di sì. Vediamo, vediamo, vediamo che cosa. Vediamo, vediamo! Vediamo come va. A me sembra che laghi un po' il gioco, ma è proprio il gioco. Mi sta laggando pure a me, eh? Lagga il gioco e OBS no. È proprio il filmato che lagga. A meno che non è perché si è messo in finestra. Possibile. Dopo provo a metterlo in full screen. L'ammazzano a questo? Senti il cuore. Oddio. Da che sta scappando? Oddio. Porca puttana. Questo è Sherlock. Ah, 48 ore prima. Non sapevo che fosse lui. Oh, devo dire che comunque la grafica non è male. Qui è. Oh, Snake! Mi ha pagato, non dico chi, Francesco, sono anche i tuoi soldi praticamente. Ma che cosa? Ma cosa? Ma grazie, ma perché? Ma grazie. No, vabbè, mi lasci sempre senza parole. Snake, grazie di cuore, davvero, pezzatissimo. On the way. Then what is this about? Oh, that Dovrei child standing leggere, non so riesco a leggere behind. adesso. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. Che And è he is successo a sto upset. bimbo? What Qui non happened to lagga, him? mi sa che il video era una Little merda Tom allora knocked at the prima. wrong door. Oh, for crying out loud, boy, come in. Warm yourself Scaldati by vicino the al fuoco, fire. posso offrire una tazza di tè, Of signorina de Bouvier? tears, de Bouvier? Well, I It is not as though we are disturbing you know who. Are we? I Grazie ancora, Snake, suppose davvero molto Since you apprezzato. are our new Aspetta, mi hai neighbor, scritto in perhaps better privato that you ora? know what he's Provo a like. leggere. Dai, il gioco ovviamente si frizza. Perché? Ah, ok. starting to worry Ho me. letto. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now, this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling Ah, è lui. cure. Effettivamente è lui quello che Most correva prima. certainly. Sì. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still Sono alive. ancora I didn't qui. fall out of a window. Very well. Thank you, miss. Ah, qui sto giocando io, vediamo. Ok, sono il mouse. Perché sei qui? Now tell me, boy, what brings you here?
It's my father, sir. He's missing. Ma che c'è nell'orecchio? C'è un auricolare. C'è una. Pare che c'è dell'auricolare, no? Ma è sporco. Che c'hai nelle orecchie? No. E che cosa c'hai al collo? C'è scritto Tom? Guarda, lo sta osservando. Crea un ritratto del personaggio prestando attenzione ai dettagli e determinandone il significato. Intanto a me le orecchie. Ah. Occhi rossi, congiuntivite, ha pianto. Secondo me ha pianto. No, ma è spettacolare sta cosa. E qui il collo. Il collo è. Cosa c'ha il collo? Pelle chiara, malnutrizione. C'ho il tempo. Questo che cos'è? Tom. 3 ottobre 1887, 8 anni. Vestiti. Genitori amorevoli, vabbè, se lo dici tu. Manca un dettaglio. Ho perso il tempo, porca vacca. Devo imparare, devo imparare. Ho visto che è laggato un po', perdonatemi. Devo imparare a giocarci, che non credo che sia molto semplice fatto così. Intanto il personaggio carente, Tom ha 8 anni, i suoi abiti sono consumati e rattoppati con cura. I genitori si preoccupano del suo benessere e il suo valore indica che soffre di malnutrizione. Wow. Confessione di una preda. Quando il ragazzino si incazza di comprare la sorella del 221B e parla della scomparsa di suo padre durante il misterioso lavoro speciale, Holmes sospetta che dietro ci sia un crimine. Un crimine. Allora, cosa è successo? Ma posso rifarlo il ritratto? Vediamo per curiosità. Mi dà di nuovo lo stesso tempo? Ma non credo che posso fare. Non ho visto che potevo utilizzare AED. Le mani. Ma ormai non posso farlo più. Mi fa vedere. Però è interessante questa cosa. Aspetta. No, erano sempre le mani. Occhi che ha pianto. Poi c'era qua. Il fatto che ho 8 anni. Genitore amorevole. Vabbè, siamo tornati indietro. Ok. Continuiamo. Come si chiama? What's his name? George Hurst, sir. Scomparso. Che è successo? And when was the last time you saw him? 3 settimane fa. For a new job, but this time he was acting a bit strange and angry. Era arrabbiato 3 lunghe settimane. Strano come? Strange? In what way? He said to me, figlio, parto per un impiego speciale. Don't you dare move from here. Oh. I think something went wrong. Three weeks. That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. Potevo obiettare. Cioè, la cosa diventa abbastanza interessante. Non ho mai visto questo gioco, questo sembra bello. Sì, e beh, di investigazione. Missing, eh? And what do the police say? Police. Vediamo che fa, scegliere la prova. They say he's just abandoned me, but that's a lie. No, ho sbagliato. Nothing. I was digressing. Sì, very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money. Non ha soldi. Che malattia ha questo bambino? Malnutrizione. No, dovrebbe star bene in teoria. Ma
Ma mi muovo. Oh, che spettacolo. Indaga sulla scomparsa di Georgias. Per lustra il Tugurio di Arst. Aspetta, mi dice robe, vediamo. Per lustra il Tugurio di Arst al 12 di Dorset Street, stanza E. Solo. devi giocare a un gioco che ho visto ieri, fighissimo, si chiama Lost Amber. È tutto in inglese però. Lost Amber. Non mi è nuovo, sai, Snake. Lost Amber non mi è nuovo. E qui cosa posso fare anche? Posso rileggere tutti i discorsi che ho avuto con lui o con tutti i personaggi, presumo. Che ha parlato dei soldi di Tom, il tuo caso mi sembra che la medicina di cui ho bisogno. Ci vediamo lì tra poco. Quindi io devo andare per forza, devo andare lì. Devo organizzarmi la cena, torno più tardi. Ok, alleluia, nessun problema. Adesso posso parlare con questo tizio? C'è un cane, bellissimo cane! Best nose in the British Empire. Ma è bellissimo! Guarda, non posso crucciarmi? In qualche modo, con la C, no? Volevo crucciare We per... need to help Tom find his father, Holmes. Ma chi l'ha detto, lui? We need to help sì. Tom find his father, Holmes. Ma lui chi sarebbe? Com'è che si chiamava? Watson, è Watson lui? Ah, c'è roba che posso vedere, giornali. I can always consult with it if needed. Cioè, allora, analizziamo un attimo questa scena, perdonatemi, eh. Analizziamo attentamente questa scena che ci si sta parando davanti. Io vedo giornali, libri. Un mucchio di giornali, libri. E sono molto infiammabili questi giornali. E stanno molto vicini al fuoco. Ma sono pazzi? My archive. I can always consult with it if needed. Oh, prenderà tutto a fuoco prima o poi. My archive. Vabbè, ho capito, il tuo archivio, tutto il tuo archivio. Qua non c'è niente, ora esco. Cos'è la mappa? A map of London and its surroundings. Could be useful. Potrebbe essere utile. Usciamo di qua. Ed una ragazza che muore e l'anima entra negli animali. Deve scoprire chi l'ha uccisa per raggiungere il paradiso. Il finale è bellissimo. Aspetta un attimo. No, allora no. Mi sa che non lo conosco. È fighissimo quando usi gli animali, il lupo, il cervo e la capra. No, non lo conosco allora. Non credo di averlo mai visto. Poi ci do un'occhiata, Snake. I fantasmi, la porta si è chiusa da sola. Allora devo fare una cosa importante. Ma salva il gioco da solo? Nello principale riprendi. Dove salvo? C'è dei checkpoint. Chip, tu che l'hai giocato, come funziona? Siccome adesso l'ho messo in finestra, ma in realtà penso, credo che posso metterlo anche full screen. Oh mio Dio, di bordello qua fuori! Mi pare che salvi da solo, quindi se io paradossalmente facessi una cosa del genere, perché me lo voglio rimettere in full screen, era sul gameplay, non posso farlo? Che sul video non mi dà nulla. Forse devo andare al menu principale. Tutti i progressi dell'ultima stagione andranno persi? Sì. Tanto facciamo questo test. Vedi nel taccuino però, troppo tardi. troppo tardi. Perché voglio... No, me lo voglio rimettere full screen perché effettivamente così è scomodo per me. E non vedo che comunque il PC lo sta reggendo benissimo, cioè... C'ho sempre quella perdita di frame ogni tanto. Anzi, a proposito anche su questa roba qua, facciamo un altro test, perché io veramente mi sono sinceramente rotto le scatole di questo problema. Ma penso che sia la rete, penso che sia proprio Telecom.
Credo che sia proprio Telegram che a me mi crea problemi con l'upload. Vediamo, almeno parte il full screen, me lo godo un pochettino meglio. Perdonate queste perdite di tempo. Non è partito. Ah, eccolo lì. Il gioco è stato prodotto da due persone. Oh. Ah, vedi? Ah, comunque vedo che è fatto bene il gioco. Nonostante sia fatto da due persone, curato da due persone, porca vacca, a me sembra un gioco di tripla A quasi. Ah no, aspetta, aspetta, Snake, aspetta. Ah, non questo, giusto. Ha parlato Snake e ha detto quello di Amber. Perdona, mi sono un attimo confuso. Come si chiama quando doni per far uscire un gioco? Che i fan. Sì, un Baker, sì. Ah, ok, mi ha salvato qua l'archivio, perfetto, quindi direi che possiamo uscire. Sì, adesso full screen è molto meglio, lo vedo molto meglio, mi piace di più. No, in quel modo era veramente brutto. Può correre il personaggio? Vediamo una. Sembra di no. Ma non è che mi devo mettere una giacca prima di uscire? Che stai uscito così in camicia? Cioè, guarda che figo! Meno senza tetto per le strade di Londra. Senza tetto stavo scomparendo le strade di Londra. I nostri sociologi non riescono a fornire alcuna spiegazione se non la crescita economica. Questo è il desiderio dei nostri cittadini e loro hanno contribuito a costruire un paese di successo. Senza alcun dubbio dovremmo aspettarci questo miglioramento della qualità della vita di Londra. Quindi dov'è che devo andare? Vediamo l'indirizzo. L'indirizzo al 12 di Dorset Street. Questa che strada è? E comunque siamo al 221. Devo vedere che strada siamo. C'è stato scritto agli angoli. Ah, può correre il personaggio, bene. Se no devo consultare la mappa. Mi dirà, tu sei qui. Guardiamo la mappa. Ah, vedi, devo proprio cliccare, credo, qua, in questa zona. Perfetto. 221B di Baker Street, è lì che vive Holmes. Sì. C'è questi momenti di caricamento così. Senza musica, senza niente, porca vacca. These streets are too narrow for the cab, I'll have to walk. Ah, perché è venuto in carrozza qui? E comunque devo andare al numero 12, devo andare, no? Al 12. Ecco, ah, North Street. E North Street. devo andare al Door Street. Mamma mia che figata, ecco, Door Street, eccola qua, Dorset, eccola quella. Al numero 12, quindi qua dentro al numero 12. Dorset Street. Puoi anche andare facendoci un giro per le strade e trovando una carrozza. Ok. Abbiamo utilizzato il viaggio veloce. Questo è 14. Sto imparando, eh. 13. 15, 12, eccolo qua. Ma posso suonare il campanello, no? Neanche ha bussato, ma guardalo! Aspetta, ha detto però. Perché bici? Stanza è, ok. Credo che debba salire le scale. Ah, sì. Ritroveremo il bambino? Eccola qui, la stanza è. Almeno qui ha bussato. Almeno qui ha bussato. Non c'è nessuno. Ah, eccolo lì il bimbo. Ma è da solo? It's your home, Mr. Holmes. Ora capisco perché è malnutrito. È da solo. Ti? Cerca particolari che altri tenderebbero a trascurare.
Qualcosa in tasca, pezzo di carta. The old Tabard pub, North Street. The old. Ah, perché quindi io c'ho queste sorta di poteri speciali. Posso rifarlo di nuovo, vediamo. Sì, posso rifarlo. Ah, però mi fa vedere solo quello, ok. The roof leaks all the time. Father used to fix it. Ma quindi sto bimbo sta da solo? Please, sir, find my father. Ok, ci provo. Ma fammi guardare che cosa c'è qua. Anzitutto ti sei acceso un fuoco, è una cosa buona. Allora, che c'è scritto qui? Le bollette pagate? Questa non è pagata. Ai ai ai. Hurst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. Quindi sapeva che doveva andare via per tanto tempo. My mother, sir. Lei è morta quando ero molto piccolo. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. Mm. My mother left me when I was very young too. Usiamo la T qua. Vediamo se c'è qualcosa. Posso metterla anche in prima persona. Quindi viveva lui col padre, in pratica. Da quello che vedo. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Well, I can see the preparations for. Una bella scelta di ingrediente, qualcuno praticamente senza doti culinari. Ciao Billy! Ciao! Come stai, bello? Come va? Praticamente ho scoperto solo un indizio del pub e credo che andrò a quel pub. Sto libero? The Strand Magazine. Ah, ecco perché è venuto a vedere. La candela. E gli oggetti indicano il simbolo. Dal simbolo asterisco dovranno essere usati più avanti nell'indagine. Quindi questo mi servirà più avanti nell'indagine. No. Ok. Me lo risegna. Vabbè. Qui che c'è? A collection of worn out and second hand books. Bene, bene, stasera salpiamo. Ci proviamo allora, Billy. Ok, ci proviamo. Ma so che impegnò il suo cappotto per pagarli, no? Che tenerezza. Non posso salire sopra? Ma qua mi segna la T per questo particolare. Allora, vediamo che c'è scritto qua. The Old Tabard Pub, North Street. The Old Tabard Pub, North Street. E sta qui. North Street, the street. Ci devo andare. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard working and valuable. Grande fra. Lo Strand, il giornale di cui Doyle pubblicava le storie di Sherlock Holmes. Ma vedi quanto sono ignorante? Cioè io le ignoro queste cose veramente, non conosco bene la storia di Sherlock Holmes. Ho visto, guarda, se no il film che hanno fatto, i film, ne hanno fatti un paio, ne hanno fatto uno solo. Ma mi sa che ne hanno fatto solo uno, di quelli che conosco io. Alla serie TV non l'ho vista. Ma l'ho sempre ignorato come personaggio, ma è effettivamente interessante. Non devo andare di qua, lo so, però voglio un attimo vedere. Questa è un'altra uscita.
Ok, è uscito dal retro. Ho sentito qualcosa di strano. Madonna! C'è uno che si fa la sega, scappiamo! Ah no, aspetta, forse è un'altra cosa. Che stai a fa'? Tutto a posto, è finito? Ok. Posso andare? Quindi io devo andare al pub, qua la strada è chiusa. Questo è un sarto. Ma se uso la T qua che fa? Non si fa niente. Esiste la sega. Allora, Dorsa Street ancora questa qua. C'è paese che è bello, Disney Alliance. No, io non l'ho visto, quindi vediamo che dice Cippa. Dove stava il pub? Al 12. Qua, quindi, il pub. No, non era al 12. Oddio, vediamo il taccuino. Secondo queste fatture, George Hurst ha pagato l'affitto in anticipo. Tom vive a White Capello. Ok. Tom la donna non ha ragione. Cosa legge le mappe? Ha soffrito molta attenzione per molti anni. Va bene. Le prove. Allora, mi manca qualcosa. Torniamo indietro. Qualcuno staccato dalle spalle delle camere le paratrici con le... Fiera dello stereotipo. No, se io torno indietro... Ok, vediamo. Ma così lui è ridicolo vestito però, eh? Come vestire adesso Sherlock è molto ridicolo. Ok. Io l'avevo visto il pub. Non lo ricordo male. Questo, eccolo qua, è questo qua il pub. Ci fa questo per te rubriaco? Lo puoi vestire tu. Ah, ok. Beh, infatti, cioè, devo vestirlo, così non può stare lui. Devo tornare a casa e vestirmi. Ah, ora non ha senso. Quindi no, non devo andare qua. Devo ritornare alla casa. Devo tornare a casa, sì, devo vedere una... no, era il 12. Che era qua. Ok. Me lo chiedo a volte anch'io, Billy. Allora, voglio rivedere questo indizio. The old Tabard pub, North Street. Glue. Probably taken from a wall. Ah. Ah. Cavolo. E dove l'ha messo, scusa? L'ha preso, no? Posso salire? Sì. It's too dark. I can't see anything. Io devo accendere una luce. Aspetta, no, risali un attimo.
too dark. Ah, devo accendere la luce, credo. It's too dark. I can't see anything. Come faccio a accendere la luce? Devo farlo dopo? Find my father soon. Povero piccolo. Qui che c'è? A collection of worn out and second hand books. Non so se riconosco nel suo figlio il minimo di educazione che potesse permettersi. The best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Questo avevamo già visto. Qui posso aprire, no? Beh, a sto punto forse posso andare al pub. Credo. Riprovo. Provo a ritornare al pub. Puoi riuscire ad andarci da qui. Trovato quell'indizio, dovrei poter entrare? I don't feel thirsty, right? Porca puttana, no. Quindi che senso c'ha? Parlo con sto tizio. Devo tornare a casa. Proprio un bel tugurio. Guardo sulla scrivania dove c'è il giornale. Ma infatti stavo tornando su. Vedere se trovavo altro. Scrivania. Ah, ma forse non qui. Ah, è vero, la candela. C'è la candela. La posso prendere. Giustamente. C'hai ragione. La devo accendere prima? Che l'ha fatto in automatico. A leather satchel, what's in it? Lettera per George. Salve George, so che per te è difficile trovare un lavoro e che devi nutrire e vestire tuo figlio, così ho legato a questa lettera il volantino di un pub. Ah, ho sentito dire che lì un tizio offre un lavoro speciale. Forse potrà aiutarti, lo spero. E quindi questo lavoro speciale sarebbe... che è partito per... Ciao Peps, buonasera. Il fatto che è partito per queste 3 settimane... Come di più sul lavoro speciale al pub, perfetto. Però prima di andare via, qui che c'è? Niente. Just some old things. Solo vecchie cose. Niente. Abbiamo capito che adesso possiamo andare finalmente al pub. Come stai, Peps? Scopri di più sul lavoro speciale. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul lavoro speciale. E quello? Perché si è messo di mezzo? Hi, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins, and I see you found yourself a job. If you can call it that, I hate it. But if you've got any proper work for me, I just. Avrei bisogno di aiuto più tardi. Sono cotto, sono stanco, tutto a posto. Ora sì, abbastanza. Diciamo abbastanza bene, dai. Perché
potrebbe avere un incarico per lui. Non lo so. Diciamo tutto abbastanza bene, Peps. I need to Eowyn to find out who is offering this. Devo rigliare per scoprire chi offre questo lavoro. Chi è che sta suonando l'armonica? Cazzo di mosche, ma fa schifo sto posto. The child labor law sent your kids to school instead of the coal mine. Si appoggia. Si appoggia, fammi ascoltare questi. Mantieni comando e concentrazione. Sì, ma. Ah, ho capito. Madonna. Equality. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Di Watson. Or to Watson. Questi altri non si possono rigliare, no? Ai, fermi qua, scendi giù. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Baffi e baffettoni. Ok, baffi e basettoni. Dump the bosses off your backs. Sì, posso sedere? Fatti un solitario. Concentrati, concentrati! Sherlock's. No, no, no. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. Ok, non beve mai alcohol. Com'è complicato rigliare. So, I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Ma credo che sia quello. Io credo che sia questo qui. Sta bevendo acqua. The longer the picket line, the shorter the strike. Io credo che sia proprio lui. Ma guardalo! Aspetta, eh. Bevanda, acqua. Ok. Quindi va bene. C'è qualcosa però da... I bassettoni. Ok, osservazione completata. Oppure Jean. Oppure Sambuca. Sorveglia. Di nuovo? Tieni premuto per far passare il tempo. Ammazza, no, bellissimo. Trenta minuti dopo. Sì, ma tu hai bevuto qualcosa, Holmes? Ah, ha preso quel cartello. No, perché lo butta? Ah. Che c'è scritto? La persona scomparsa dove scoprire di più. Signor Strombridge scomparso. All'inizio di ottobre, signor John Strombridge è scomparso a Dorset Street in circostanze misteriose. Se avete informazioni, siete pregati di contattare la signora Strombridge al numero 5 di Dorset Street. Grazie in anticipo per qualunque informazione o aiuto. Quindi devo andare al numero 5 di questa stessa strada, presumo. Vediamo, me lo dice. Però scopri di più sul lavoro speciale, ancora non me l'ha smarcato. Vabbè. Io uscirei e andrei al numero 5. Ma perché gridano questi? Ah, guarda, questo è un bel lavoro per lui. Quanto lo paghi?
All right, Mr. Holmes. Vai, io vado al numero 5 intanto. No, sono io! Sono io il ragazzino, non ci credo! No, vabbè, bellissimo. Ma è bellissimo sta cosa. Dove è andato? Dove è andato? Devo seguire quel tizio lì. E devo stare attento a non farmi vedere. Copri. Grande. Mentre sei nascosto puoi sbirciare ai lati o all'alto. Ok. Così? Ok. Corri, cazzo, non lo perdere. Cazzo, avevo sbagliato. Di pizzeria su due mi hanno dato forfè. Una per lutto, una... No! Veramente? E come fai, alleluia? Wey, Bernix! Ciao, grazie dell'host! Come va? Pumpkin, cabbage, cheese. Sto copri? Lo vedo. Ciao, Bernie! Che mi dici, tutto ok? Salve. Ho messo sull'acqua per la pasta e amen. Ho ancora un po' di raffreddore, non ho voglia di uscire di casa. Beh, ti capisco. Dovrei andare di qua. Perché mi sa che lì stava parlando con quelli. Le guardie! Abbastanza bene, Bernie. Sì. Un po' raffreddatino anch'io. Oddio, mo questi non mi fanno passare di qua. No. Clear off, lad, or you'll spend a night in the cells. Fanculo! Me lo perdo. Rich folk feed meat to their dogs. Living costs are too much these days. L'ho trovato! Che culo! Stai giù! Bastarde guardie! Mamma mia! Sta gente che non si cura. No, in realtà io mi sono curato, eh. Solo che sto periodo ha fatto più freddo tutto in una volta. Si sono abbassate le temperature di... 6 gradi, 7 gradi in un... Tutto in una volta. Che succede? Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Ai, questi mi picchierebbero. Stupid kid. E mo come faccio? Take a brush and get in there. Di qua. Ma cosa? I'll be able to continue. Cosa? But it's dangerous. Perché? Please, go on. Vai, arrampicati. Come si fa? Ah, W, ok. Ma veramente devo pulire il camino pure per arrampicarmi? Devo sbrigare. Come si fa? Così. Ok. Vabbè, ma sta cosa è rischiosissima. Comunque non vi sto seguendo tantissimo in chat perché c'ho sto inseguimento. Il bambino mi sta morendo. Presto. Cazzo, se sta morendo, sì. Vabbè, sono quasi arrivato, dai. Butta giù la puligine, ho pulito il camino. Oh, io ho pulito il camino. È una cosa bellissima. Io antibiotico, qualche cc di cortisone. Ma questo è il nuovo Spider-Man. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ora devo vedere dove sta il tizio. Eccolo, e vai. Quindi si passa di qua. Oh, ma dai! Mi sa che morirà sto bambino. E mo?
Oddio, mo. Ma che devo... Oh, cazzo. Di qua. No, non lo perdere, non lo perdere, non lo perdere. Ma parla con gente, questo qui. Ma visto che... Che ci sei, ammazza anche dei sorci. Che ha spazzacamino simulator. Ma veramente, io gli ho spazzato il camino. Io devo andare dall'altra parte. Puoi andare dall'altra parte, no? Sì? Ce la fai? Mantieni l'equilibrio. Oh, che cazzo stai a dire, veramente? Aspetta che ce la faccio. Mi togli il gomito da lì, Samuele, per favore. Se no cade il bimbo. Oh. Oh mio Dio, è una cosa relativamente complicata perché sono distanti le due cose, quindi... mi allontano dal monitor e li vedo meglio, Ce l'ho fatta, ecco, sì, mi devo allontanare dal monitor. Io sarei già morto 20 volte! Ma no, non era difficile! Allora, devo andare di qua sicuramente, corri. Sto bambino è un portento. Eccolo, poi si va di là. E mo? Di qua. Oh cazzo, ma lui mi vede? Ma che punto esclamativo? Di qua non sale, da dove vado? No, non ci credo. Vai, scendi, scendi! Sì, il gancio, grazie Bernie. L'ho visto all'ultimo. Tutto in the morning. Oh, ma sto inseguimento è... sta durando un botto, No place to hide here. We better go through the yard. Meglio che attraversi il cortile, hai ragione, vai. Cazzo vuoi? Non si può. Minchia, no, non è... Corri. Dov'è? È importante non averlo perso. Voglio vedere che fa lui. Ok. Qui mi posso coprire. Ah, vedi, devo andare di là. Beh, alla fine me la sono cavata. Ma porca puttana! Ma non ci credo, non è possibile! Ma no, non è possibile! Sì, cantava una canzone dei pirati. Guarda dove cazzo! Come ho fatto a sbagliare lì? Che cosa ho sbagliato lì? No, qui aspetto che lui gira l'angolo e poi prendo il gancio. Grazie! Ma grazie della sub, 15 mesi! No, un'altra emote mi è sbloccato, bellissimo! Queste emote di Natale sono fantastiche! Ciao Snow! Come va? Come stai? È quello l'ubriaco che canta! Sono belle, sì, peccato che durino un mese, mannaggia la miseria. Allora, qua dice che io devo attraversare il giardino. Fammi vedere il cortile. Forse devo salire qua. Vedi dove avevo sbagliato prima? Non si preoccupi, signora! Non si preoccupi, va tutto bene! Io sono qua, non mi vedi, Tu non mi vedi, sono dietro l'albero. Di cazzate, non mi vedi. Allora, lui dovrebbe andare avanti. E come ha fatto a fregarmi prima? Se io esco... Che succede? Non sbircio. Poi mi devo coprire lì. Ok, vai.
Non farti vedere. Tutto a posto, Snow. A parte un pochettino di raffreddore che va e viene, poi tutto sommato. Solita vita, più o meno. È entrato in un appartamento. Conosco quel ragazzo di Jim, lo sa scarpe. È muto, perché? Il Patrizio alcolizzato lo picchia. Hey Jim. Bene così, allora. Che fai? Devo pulire. Devo pulire le scarpe? Sì, sì, tutto bene. Qua ce n'è uno. Non lo vedi, però. Eccolo. Tutto a posto. Guarda che cazzo di scarpe luride! Mi tocca pulire le scarpe. Allora, come si fa? Prima questo, vai. Ok, poi gli passerei un panno, vai. Facendo un lavoro di merda! No, aspetta. Mi sbrigo, ma ho sbagliato tutto io della vita. Guarda, io ho rovinato le scarpe. No, ma chi è addormentato? Sto pulendo le cose. Ce l'ho fatta! E il panno, passa il panno. Ok. Guarda che belle scarpe lucide che ti ho fatto! Grazie! Che mi hai dato? E mo devo seguirlo ancora. Oh, l'inseguimento più lungo della storia! Una in braccio e l'altro in giro a fare danni per casa. No, sta seduto nel divano a guardare dei video sul telefonino. Sì, confermo. Ma ci sono i cani! Come cazzo mi avvicino io? Non andare di là. Io devo andare di qua. Posso entrare di qua? Come sospetto perso! Vai. Ci sono? Sì. E mo? I can't lose him now. No, non ci credo, bellissimo! Ma alla grande sto ragazzino! È un mito! Ma l'hai visto che ha fatto? Com'è? Sto ragazzino è un mito, cioè salta sui tetti. E balla coi vecchi. No, quello era D'Artagnan. E i timelapse. Quelli belli. No, ha fatto di tutto sto ragazzino. Tutto. E mo? Non farti baccare proprio adesso. Cioè, questo è il lavoro che doveva fare Sherlock Holmes, no, ragazzino? What's going on in the yard? Cosa succede in cortile? È chiusa! Locked. Allora, cosa succede in cortile? Mi arrampico di qua. Nell'etera, no? Niente etera. Forse devo fare il giro. Ecco. L'ho trovato. Guarda come. Cioè, si è crucciato da solo. Non ho fatto nulla io. Allora, vediamo di qua. Ma che mi devo arrampicare? Nelle viti? Ma che deve sbirciare, guarda. Ci sono dei fucili. Quello cos'è? Un blasone. Faccio un disegno. Ciao Pucci! Ciao, come stai? Belli sti giochini di cielo che io giocai anch'io in uno stream, non ricordo quale. Ho comprato i seguiti, ma non l'ho mai fatti. Male. Male. Questo, beh, io l'ho fatto che... Buonasera, Snake.
ce l'ha regalato Twitch e ne ho approfittato. Che è andato giù? Perché? Finito? Sì, mi sa che è finito qui. Andiamo oltre. Quindi il blasone si è segnato. Sì, è molto figo il gioco, sì. Veramente bello. C'hai ragione. Questo, ripeto, l'avevo detto già all'inizio stream, me lo consiglio Cippa. Lo dovevo comprare. Poi è andato nel dimenticatoio. E grazie a Twitch, meno male che ci ha regalato col Prime. Lo sono ritrovato a giocarlo. E devo dire che mi sta piacendo un botto. Veramente, veramente figo. Ma quindi me ne devo andare io? Non mi capì? Ah, qui c'è un'altra finestra. Aspetta, qui c'è un'altra finestra. Ma non puoi salire, però. Come entro su quella finestra? Non può vedere quella finestra lì. Certo, come fai? Entrare non può entrare, penso, perché è un casino. È pericolosissimo, no? Pericoloso. Ah, me ne vado. Cioè, me ne andrei. No, non ha finito qui. Non ha finito. Cosa devi fare ancora? Quindi guardiamo bene che cosa deve fare. Deve pulire quella finestra. O c'è qualcos'altro che posso fare qui su quest'altra finestra? Sto guardando cosa c'è a sinistra che prima non ho guardato. Ok. Quindi l'unica cosa è guardare bene quest'altra finestra, cioè nella prima finestra dove abbiamo visto. Vediamo se c'è altro da guardare. Sulla pianta a sinistra dell'ingresso ho visto un pallino. Cazzo. Lo vado a vedere. Sulle piante a sinistra dell'ingresso. Sulle piante a sinistra dell'ingresso. Ma porca, veramente posso guardare qui? Ma io non ci avevo cliccato, non è che non l'ho missato, non ci avevo cliccato perché pensavo che non potevo guardarci. E magari voi non intendavate questo. Vorrei essere uno di loro. Ma cosa? Patate. Bags of food. I like this house. Sta casa gli piace. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Tra l'altro ho finito ieri di leggere il secondo romanzo di Sherlock. Beh, Bernie, madonna santa, manco troppo da Twitch, sono diventato un aspetta, questa la devo leggere bene. Desaparecido. Stamattina sono passato da Alvi, toccate fuga, in pausa pranzo, sto al lavoro pure domani, ma dove, sveglio alle 4? Ma che lavoro stai... Non mi ricordo che lavoro stai facendo. What do you make of what you found? Cosa deduco? Esamina l'oggetto portato da Wiggins. Lavora troppo, sì, ma cioè, sabato e domenica, mannaggia la miseria. Allora, questo è un Wiggins did a good job. Oh, bentornati. Vediamo qui nel mio archivio se c'è qualcosa. Disegno del blasone fatto da Wiggins. Allora, ma no, veramente posso guardare tutta sta cosa? È figo come l'ho disegnato. La morte di Wino, sparatore a Londra, esplosione sotterranea. Vediamo. That's not the one I need. Aspetta. Quotidiani. Enciclopedie, quindi. Storia. Napoleone? No. Storia romana? No. Taverna di Green Dragon? No.
That's not the one I need. Quindi storia non è. Cioè io posso guardare i quotidiani. Papà, sono arrivata. Sì, sì, ti ho salutato. Postino, non me lo dai. Monitoraggio. Sì, come no. No, perdona, ero preso dal gioco, Moruccio. Monitoraggio di intervento, l'Inps sono un H24, quindi fai turni. Ok. Vi salutano tutti. Lavoro sui server. No, non mette la mano lì, amore. Tutto lato informatico, bel lavoro. Bel lavoro, però effettivamente con i turni è una bella rogna. Quindi, ricerche. Oh, segni e simboli, perfetto. Dovevo solo trovare i barattoli di patate reali. Blasone inglese, vediamo. Oh, ho trovato il blasone della famiglia Marsh. Oggigiorno il rappresentante di questa famiglia è Lord Edward Marsh, renomato benefattore, fornisce provviste e indumenti caldi ai poveri di Whitechapel. Lord Marsh è noto anche come fondatore del programma di educazione speciale che consente ai poveri di ottenere un'educazione. Lord Marsh risiede al numero 3 di Maysbrook Road a Londra. Ecco qua, trovato. So this man could be Lord Marsh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. Diciamo di essere interessato alle sue attività caritatevoli. Però mi voglio vestire. Come faccio a vestirmi? Chi è arrivato? Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be. È una giovane donna, falla entrare. Non sa proprio aspettare. Oddio, ma che? Ma è una bambina! Che carino. Ma guarda, è orribile, non è carino. Dove ti mettiamo? Sì, sono impegnato in un nuovo caso. Ma hanno tutti gli occhi verdi, non ho capito. However did you guess? You will tell me, won't you, father? Padre? In caso di pericolo, gelosia di Watson, forse. Così mi piace di più. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Ma porca. Allora, da dove mi vesto? Dove mi vesto? Forse qua. Questa è la porta d'uscita. Vogliamo per dormire. Va bene, va bene. Vediamo qui che c'è. Il bagno? No, no. La camera da letto, perfetto. Qui sicuramente ho dei vestiti. Ah, che bel tepore. Ma che cosa c'ho qua? Ma che mi posso truccare? Mi posso truccare? Il tavolo del trucco, mi posso truccare? Non ci credo. No, non ci credo. Cioè che poi sarebbe... Oddio, che capelli bellissimi! No, mi devo mettere pelato io. Vediamo, c'è pelato. Ho pelato tutto così. Vediamo cosa c'è poi, capelli. Ok, pelato. Mi piace tantissimo. Così. Poi occhiali. Occhiali. Vediamo se c'ha degli occhiali tipo i miei. La signora Woodson l'avevo immaginata così e fatto benissimo. Quindi mi devo mettere questi occhiali. Ok. Barba, barba, barba. No, troppa. Forse questa. Vediamo. Cosa c'è? Beh, questo mi assomiglia molto di più, devo dire. È brutto. Hai ragione, è brutto. Però, ecco, questa. Questa qui. Come no? Guarda. Senti, i capelli, c'è un po' di capelli, ce li ho effettivamente. Potrei. È che c'hai i capelli dopo. Potrei usare questi capelli. Sì, amore. E in realtà lei è qua. Infatti mi lascio questo qui. Biba è all'armadio. Amore! C'ho da fare! Non puoi giocare a Fortnite perché quello è un gioco per i bambini.
Ah Giambo, tu sei un bambino. Vai, vai a giocare a Fortnite. Bandito, abiti da prete, abiti sportivi. Sbottonato. Sbottonato è molto carino. Contadino, no? Nero, minchia, nero. Nero gli dona. Marrone, verde. Che bello il verde. Vai col verde, conferma. Andiamo, andiamo, andiamo via, andiamo via, andiamo via. No, no, io non ho attaccato con la colla quel coso lì. Non ci vuole colla lì, va tutto in castro. No, va tutto in castro quello lì. Tutto in castro. Allora, qual è il prossimo? Fai visita da Lord Marsh. Quindi devo andare da Lord Marsh. Andiamo a casa di Marsh direttamente. No, ci sono le istruzioni come seguire per farlo. No, però sto facendo la live e poi glielo dico. Holmes, guarda che sono bello. Cioè, sentite su Timber del Park. Vai, Bernie! Hai visto che è carino? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. 4848, se non erro. You were responsible for the death of her father. Un mio ex collega ha fatto da Baker per Timber del Park. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Abbiamo registrato assieme la segreteria. And can't happen. Oddio, ma che cavolo è successo qua? Cos'è successo? Let's get inside. Va bene. Come in, please. Chi mi ha detto prego entri? Se uso la T? L'ho montato. Good day, gentlemen. Welcome to my. Che cazzo piaccia questo? È malato. Good day to you. My name is Sherlock Holmes and this is my friend and colleague Dr. Watson. Fantastico, ero invisibile 4848. Rio mi ha dato tutte le informazioni necessarie. Grande Rio. Quindi qui allora, aspetta che mi concentro un attimo qui perché quando faccio l'analisi del viso mi sa che ho il tempo. Perché prima era a tempo, infatti a tempo. Gli occhi rossi, non si sente bene. Secondo me non si sente bene, infatti. Lui è un medico. Infatti. Esatto, è un medico. Qui cosa c'è? Sto un blasone che cacchio vendo con capi di caccia. Ciao, ciao. Il viso non c'è nulla, andiamo avanti. 3 minuti, questo cos'è? Da qui, assistente. Sì. Poi che c'è da vedere? Questa è una medicina? Pillole. Pillole, ok. 2 minuti, altri 2 minuti. È malato. È malato. Però nasconde qualcosa, secondo me, anche. Anello d'oro, uomo agiato. Confermo osservazione. Oh. Mi sa che siamo riusciti a fare... Ciao, Rio! Si parlava proprio di te. Siamo riusciti a fare... infatti il ritratto questo è carente. Questo abbiamo fatto dei ritratti buoni. Adesso li leggiamo. Come stai, Rio? Ruben Fisher, un giovane di 25 anni? 25 anni, pare che ce n'aveva 40. Ed è già un medico sicuro di sé, ben educato e cortese, è membro di un club di caccia. Sono abito di niente che è benestante. Ruben Fisher non è solo un medico, ma anche l'assistente personale di Lord Marsh. Sono un attimo impegnato. Poi lo mettiamo, amore. Lord Marsh è un uomo ricco con un'importante posizione nella società, giocare abiti costosi dal prezioso anello, ha dedicato la sua vita ad aiutare i poveri. Quando è malato è coperto da una coperta, nonostante nella stanza faccia molto caldo. Infatti nasconde qualcosa, era più indicato. Interrompo qualcosa? I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Ruben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing. Guarda come sono vestito bene. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes.
It is a war that we must fight on our streets and now too from my home. Ma c'ha questi occhi veramente troppo rossi. Bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspiration. At my own humble level, I too try my best to support. Pensavo che forse potrei esserle utile. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Riconosco il suo viso. La malattia, vediamo, parliamo della malattia. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Visto Game Awards, almeno chi ha vinto, se come ti sono sembrati. Oh, adesso ne parliamo un attimo. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. No, potevo agire lì. Porca puttana, potevo agire. Se vado ora a letto mi addormento istantaneamente, dormo 8 ore, voglio morire. Comunque lì ho visto una lista al volo dei Game Awards. Ha vinto Sekiro come GOTY. E poi altra roba, beh, più o meno... Cioè, non mi ha fatto né caldo né freddo la lista. Qualche premio l'hanno dato a Death Stranding alla fine. 2 o 3 premiucci, ma per fortuna non GOTY, però non poteva essere GOTY. It's curious. Your face ma la socia White Chapel? Sekiro bel gioco, ma GOTY non lo so, preferivo R2. Well done. Vabbè dai, R2 come GOTY. Hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? A che si riferisce? Certainly. L'educazione speciale nell'89, quelle persone avrebbero avuto bisogno di un lavoro di qualche genere. That such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. Queste non me la contano giusto. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, può sembrare così romantico. Let's close this topic. Disco Elysium, è vero, molti premi anche quello. Sì. Disco Elysium me l'avevano pure consigliato, che è un bel gioco. Sì, ci sono solo le foto. Effettivamente era lui che si era travestito, era lui quello che stava al pub. E se devo dire cosa che le foto, io faccio. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Is there something else that interests you? Vediamo se c'è qualche indizio. Mi sembra di no. Ma dobbiamo andare via? Che a parte loro due. Posso parlare con Watson? I'm intrigued by the special education program. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Si è ripreso? Oh, scusatemi, avevo bufferato un attimo. Non penso che sta ancora in rosso, eh? È un remake, anche se è fatto molto bene. Sì, è vero. Per quello dicevo R2, no, era strano. Other Worlds, bella la storia, carino, fatto bene. No, come gioco dell'anno no, sicuramente no. Però, ma non ha vinto qualche premio? Forse sì. Quando fai così? Devi tenere le braccia dritte. Non mi ricordo solo così. Hey, the paupers of Lambeth Workhouse. Humanitarian aid for an orphanage. Per l'orfanotrofio. Quanta roba! E qui cosa c'è? Sul tavolo? Last year, 3 orphans were put through medical college. Bello. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Documento con sigillo.
questi nomi? Sapendo da starnutire. Era una vittoria facile facile. Un attimo. Ho mutato lo starnuto. Lo spero a questo punto mettono anche altre lingue in disco Elysium. Sì, perché mi sa che l'italiano non c'era. La visione invece è tanto. Ma non sono informato sul gioco, tanta roba che ho vinto nell'arrivo contro Dead Stranding. Che su DS si può dire tutto, ma la storia spacca. Beh, la storia è interessante, sì. Grazie, Rio. Manco un premio R2 scandaloso. Capisco che è un gioco remake, ma alla fine è un gioco vecchio. Solo la storia è un gioco mediocre. Oh. Ah, Snake. Vabbè, tu l'hai giocato e ti è piaciuto tantissimo. Hai fatto bene a votarlo. Caro Lord Marsh, ecco la lista dei partecipanti scelti per il programma di educazione speciale di ottobre. Sarà un evento davvero promettente. Patrick Turner, Thomas Kelly, John Strummage, Will... Oh, oddio, come cazzo si chiamava il padre del bambino? Come si chiamava il padre del bimbo? Forse Williams? I've never heard of this man. Dov'è? I've never heard of this man. I've never heard of this man. Ricchio, bene, sottolineo tutti. John Strobridge, I've seen... Era su... Ah, vero! Strobridge era quello del manifesto... Vero, delle persone scomparse. E io pensavo al padre del bimbo. Stavo pensando al padre del bambino, invece. E questi? Our Quarterman Club. Lord Marsh, hunting with his friends. Mm. Ah... My dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. Quanto mi ricordo che venivo contro, if it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. I can't quite work it out. Do you have any ideas to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? That is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. Aia. I quite understand. Sì, ho visto. Towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you. Il design che hanno scelto è imbarazzante. Likewise, Mr. Holmes. Il design che hanno scelto è imbarazzante. Cos'è sta B? Che cos'è questa cosa? Trovo una coppia di indizi collegati che porteranno a una. Ah, non ho letto tutto. Xbox X, serie X, Xenomorph, Xylophon. Allora, persona scomparsa. È il lavoro speciale. No? Programma di educazione speciale. Sto sbagliando tutto. Ma questo voglio deselezionarlo, persona scomparsa. Come si fa? No, con spazio. Non hai ancora raggiunto alcuna deduzione. Aspetta. Ah, ok, questi sono gli indizi. Programma di educazione speciale. Con lavoro speciale. Anche il fatto possa essere interpretato in modo diverso. Può sempre cambiare la descrizione di un crimine, c'è da deduzioni che si escludono. Madonna, ma è una cosa allucinante. Ciao Andrea, ciao. Non connessi. Il lavoro speciale citato da George non è collegato al programma di educazione speciale. Il lavoro speciale di George Arstel e il programma di educazione speciale ci sono connessi in qualche modo.
Lord Mash e il Dottor Fisher vanno fieri del programma di educazione speciale, ma si rifiutano di fornire maggiori informazioni. Il club Quantum e Melodone sono membri del famoso club da caccia, non mi aiuta. Rifiuto. Quindi rifiuto col club. No. Il rifiuto col club non va bene. È abbastanza complicato questa parte, devo dire. No. È abbastanza complicato, Bernie, sì. No, sto cominciando a laggare un pochettino troppo, non so perché. Sarà la mia rete che ha qualche problema. Perdonatemi se buffero ogni tanto. Il lavoro speciale... Allora, questo da caccia non mi sembra che... Questo no, non è collegato. Posso uscire da qui? Usciamo da qui e vediamo. Che c'è da fare qua? Indago sulla scomparsa del padre... di Tom. Quindi dovrei andare via. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Lord Marsh even helps hospitals. Cioè, it's extremely honorable to devote one's aiuta tutti questo qua. The poor. Sì, ma che cacchio nascondono dietro? Dietro tutta questa beneficenza, c'è qualcosa che non va. Penso che di qua non posso andare io. Esatto. Non me ne posso andare in giro così per caso, ma se andiamo via? Sì, posso andare via. Volevo portare anch'io questo gioco, ma vederlo giocare sta passando l'emozione. È tipo l'anti-Bernix. Veloce, deduttivo, stealth, reazioni. Allora, andiamo a casa mia. A casa mia, che è questa. Vediamo un attimo. Sì, sto bufferando veramente troppo stasera. Non devo capire perché, ma non credo che sia colpa del... della mia configurazione attuale, perché con queste stesse configurazioni... ho fatto live da zero drop frame, quindi è proprio la rete che oggi... Ma in upload presumo che mi dia problemi. Poi ho aggiornato tutto alle ultime versioni, compresi i driver della scheda video. No, vediamo. Ciao cagnolino bellissimo! Brave Toby, best nose in the British Empire. My analysis table. It's useful for my work. Ammazza! Non l'ho visto prima quel tavolo lì, allucinante! È una cosa... Ma quelli sono fuori di proiettili? Ho scritto roba prima sulla scheda Xbox, aspetta che leggo, no, non l'avevo letto. Il trailer di Hellblade 2. Sei una saga e tanta roba. Ah, Hellblade. Mi sa che il primo io non l'ho fatto e forse ce l'ho. Mi sono dei brividi che è un teaser però Ninja Theory con il primo e hanno fatto anche un bel lavoro. Anche se io odiavo le voci, ma è una cosa mia, però se lo fanno bene questo secondo capitolo può essere un piccolo capolavoro. Interessante, faccio un attimo una cosa. Voglio fare una cosa al volo. Arrivo subito. Abbasso di poco il mio bitrate, voglio vedere se migliora la situazione della live.
Ma perché c'è la rete che sicuramente ha qualche problema stasera. Allora io devo, forse devo tornare a casa di Tom. Sa che devo tornare a casa di, del bimbo. Era questo quello che mi ha aiutato, sì. Che questo è un grande. Tu c'hai qualcosa per me? Mucche disoccupate per il calo del prezzo del latte. Comunque vado a mangiare, arrivo del cibo. Buona cena, Rio. Buona cena. Sappiamo tutti cosa significa, un peccato per le mucche, ma ovviamente è un evento ciclico. Ci aspettiamo che quando i prezzi della carne caleranno, quello del latte torna al suo livello precedente. Fino ad allora, gustiamoci una bella bistecca per cena. Ma che mi stai dicendo? La guardia che mi... Ci posso parlare con la guardia? No. Questo credo che mi... No, non mi trasporta. La carrozza sì, però. Ah, voglio tornare alla casa del ragazzo, voglio tornare, che era la casa di Horst. Voglio vedere se c'è qualcosa che posso fare adesso. Vediamo se c'è qualcosa che posso fare adesso. Posso consultare le informazioni di gioco premendo F1. Ah, il ragazzino c'è? Sì. Che cosa c'è qui? Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your programma di educazione speciale. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah. Era nascosta molto bene. Fammi vedere. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. C'è una chiave? Questo cos'è? Lubrificante. Le armi. Questa chiave me la piglio. Questo che cos'è? Un Wolfjack. Looks like a military badge. Aia. A ramrod to clean a rifle. Aia. Does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. Devo trovare il fucile. Devo trovare il fucile. This scrap of cloth was used to oil a firearm. Yeah, quindi ce l'aveva il fucile. Mi piace il livello di igiene e pulizia lodevole. Fa quasi più schifo del mio appartamento. Ah, questo bambino sta vivendo solo da 3 settimane. Take a sniff of the oil and we'll find that rifle. Che ha detto, scusa? Che ha detto? Vai a prendere il cane. Non appiglia il cane. Vabbè, posso farlo da qua. Vado alla Baker Street, però il fatto è che io vado... Il fatto è che io vado a casa e poi ritorno... un po' mi puzza. Potrebbe succedere qualcosa al bimbo? Spero di no. Speriamo di no. Oh, Toby, c'è anche nel segno dei 4. Il cane? Vieni qua, cane. Come on, Toby. Andiamo. It's time for you to earn your keep. Cadetto! Guarda che bello questo cagnolone, è bellissimo! Watson, I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Perché? Non ho capito. C'ho Toby con me. Cos'è che hai detto? I prefer to visit Lord Marsh. Ma perché vuoi andare da Lord Marsh? Scusa, Watson, è elementare che non ci dobbiamo andare. Devo andare a trovare un fucile così sparo io a Lord Marsh, no? Che faccio? Vado da Marsh che come mi dice Watson. Ciao Lippo. Quindi vado da Marsh o vado a casa di Horst?
Io vado a casa di Asta e me ne frego. Vado a prendere il fucile. Vado a prendere il fucile. Oh, tutto sto buffering non ce l'ho mai avuto, no? Veramente troppo. E OBS tranquillo. Sei Holmes, go. Goddamn. Da quando ascolti quel di Watts c'è ragione. Infatti non l'ho ascoltato. Sono andato al ragazzo. Sta guardando la porta e ne hanno messo i combattimenti con la spada laser di Star Wars. Sono io che cerco, no? È bellissimo. Guarda come cerco, guarda. Non mi fa entrare qua. Aspetta. Che figata. Senti la musichetta, è bellissima. Oddio, basta, devo giocarlo. Guarda, sono il cagnolino, vado al vivo, fatete fare una carezza. Mi fai una carezza per cortesia, dai, discodinzolo, dai. Fammi una carezza, ti prego, dai. Però l'odore mi porta... Aspetta, a meno che non è questo l'odore. L'odore mi porta fuori. Mi porta fuori, sì. Come faccio a farmi aprire? Cazzo, ho aperto la porta! Non avevo visto che potevo alzare lo sguardo e aprire la porta. Spero che quello mi segua. Devo andare fuori. Ma dove sta sto coso? Sì, c'è il pallino sulla porta, scusami. Ho sentito qualcosa di strano. Oh, è bellissima sta cosa. Andiamo di qua. Ho visto degli occhiali fluttuare per un attimo. Bella cane, vieni qui che ti do l'osso. No, border. Lì, quello non è un osso. Ah, quindi no. Però l'odore era lì. Ecco perché era doppio. C'era l'odore doppio apposta. Comunque è figo come segue l'odore. È bellissimo. Anche questa è una citazione. La scena dei quattro. Il cane sbaglia. Strada all'inizio. Fantastico. No! È bellissima sta cosa. Che fa? Ah, abbiamo trovato il posto? È vero, c'ho una chiave! Oh merda. Ho un po' paura io a scendere qui, eh. Dove siamo qui? People use this cellar for storage. Ah, è una cantina, un deposito, va bene, ok. Nothing that could interest me. Pensavo fosse qualcosa di diverso che un deposito. C'è un pallino, ecco. It's not here. Vediamo qui.
Ordinary storage. Ciao Doc! Non aver paura, andrà tutto bene. Accogliente. Quanto ti affitto al mese? Definite il bambino borderline? Eh beh, ormai c'ha... Ma aspetta, quale bambino intendi? Quello che sta facendo l'inseguimento o quello a cui stiamo cercando il padre? Mamma, se ti fanno un jumpscare mentre guardi dentro serratura, quanto rido. No. Non, io lo guardo, io non ci stavo pensando, eh. Mod. Okay. Quello che sei prima, quello sui tetti. Ci ha aiutato, ci ha dato le indicazioni e abbiamo continuato con la storia. Ed è davanti a casa mia, effettivamente. È questa la stanza. E lì messo a disposizione. L'abbiamo parcheggiato. Che cazzo è sta roba? Usa il grimaldello giusto per sollevare le placchette della serratura e creare un passaggio per lo spillo. Aspetta un attimo, che io devo capire un attimo sta cosa. Ma ok. Cercando di capire la serratura innanzitutto. Provo il 2. Veramente l'ho aperta? L'ho aperta, non ho capito come ho fatto. No, allucinante. Povera creatura. Era pure malato. No, non era malato quello. Non era malato. No, comunque è bellissimo come ho aperto la serratura. A map of Epping Forest. Ma scusa. Perché ha visto nell'angolo? Vai a prendere il cane, ok. No, ancora stiamo facendo sta cosa, no. Oddio, ma c'è tanta roba, troppa roba. Queste sono le cartucce del fucile, no? Aspetta, no, aspetta, guardale meglio, scusami. This case must have been full of cartridges. Eh sì. Caro Giorgio, ti capisco che è così triste. Proprio come te, non trovo in lavoro neanche l'incarico più infimo, quindi non trovo un lavoro. Forse i miei figli non hanno niente da mangiare. Quando cerco di trovare qualcosa, i capi dicono di non voler lavorare con persone ferite. Il nostro servizio militare non è servito a niente. Il nostro paese ci ha usato in tempi di guerra, ma ora ci ha abbandonati. Non importa a nessuno. Tuo amico Jack. E questa lettera. Ordine: per quanto sua maestà la regina Vittoria del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, io, Frederick Russell Barnham, maggiore dell'esercito del Britannico, dichiaro il paese forte di ringraziamenti a George Arston, un soldato del Regno Unito e Gran Bretagna, bla bla bla. Pertanto l'esercito militare gli conferisce la medaglia per condotta distinta e lo congeda per lesioni subite prestando servizio. No, abbiamo trovato praticamente il magazzino della persona scomparsa, quindi qua ci dovrebbe essere il fucile, Rio. Che botta di culo. Jack di Alde John. Jack è proprio lui. Qui c'è altro da vedere, a parte ancora i proiettili. No, vero? This case must have been full of cartridges. Quindi no, non c'è altro da vedere. C'è qualcosa sotto? Qualche indizio strano, no? No. Vediamo in altri posti. Sono un sacco di lettere e documenti. Let's compare this list with the evidence that we found. Confrontiamo questa lista con. This is the list of selected participants for October's special education. Ok. According to this poster, John Strobridge is. Ok. Let's compare them with people from past documents. Posso girare le pagine e di. Qua c'è Williams, eccolo, Williams Thatcher, eccolo qua. Thomas Kelly. Ma scusa,
Lo segna e poi che fa? Non ho capito. Ma c'era John Strawberry. Eccolo qua. Ah, devo fare così, ok, devo fare così, perfetto. Allora, William Torcher, William Torcher. Poi c'era Thomas Kelly, Thomas Kelly. Devo cercare Patrick. O Edward, no, Reginald, Reginald. Patrick, Reginald, Reginald. Patrick l'ho visto, Patrick, Patrick. Ci sono tutti. Ci sono tutti. Mi pare di sì, che ce ne sono altri di questi giochi, Rio, sì. E lui parli con me, ero andato a mangiare prima, amico, potevo imparare. Vabbè, certo, sì, hai ragione. Perché no? L'unto fa bene con tanti. Balla a dire telecomandi, mamma mia. Con la punta del naso. Ce ne sono tre. Ah, vedi. E ce n'è uno gratis. Che impasso, devo andare a vedere. Devo andare a vedere. Allora, qui abbiamo beccato tutti. Ah, sono di gruppi diversi. Effettivamente lì ha letto tutti i gruppi. Ci sono segnati tutti i nomi, ma... Ci servirà qualcosa sta lista. Lo scopriremo. Caro Tom, se stai leggendo questa lettera vuol dire che sono morto. Mi dispiace che le cose siano andate in questo modo, ma non avevo altra scelta, devi saperlo. Sei un ragazzo molto intelligente e io sono curioso di te. Spero che un giorno capirai, mi perdonerai, figliolo, ti amo moltissimo. Ti spero che cerchi di essere felice, perché un giorno diventerai un uomo prima di quanto pensi. Non sarai solo, io e tua mamma ti proteggiamo dal cielo. Questa lettera è strana, ma è morto? News clippings on Lords and the education program. Why are they here? Sono qui? Lord Marshall sono i suoi amici di Lord Harrington e Lord Collins, cofondatore del programma di educazione speciale, aiutando i poveri a ottenere una vita migliore e un futuro più certo. Questi tre signori. Comunque, abbassando il buffering è migliorato. Quindi è la rete in upload che dà problemi. Poi io dovrei parlare con la tele. Come dovrei parlare? Continua sicuramente a salire il livello della nostra società in crisi. Ma perché è uscito del tutto dal tavolo? Abbiamo finito. Ma il fucile non c'è. Ma non ha fatto il video. Altre cose non le posso vedere. There was something on the stand. Fucile. Il talento di immigrazione d'aiuto mi sta zero oggetti ed eventi è utile in alcune situazioni. There was a rifle here. George Hurst took it with him. Ok. Quindi abbiamo scoperto dove sta il fucile. Ma sta corda si è impiccata, no? Indaga sulla scomparsa. Perfetto. Quindi abbiamo fatto. E ora? E adesso? Che si fa? Devo tornare dal ragazzino. Che ha visto qua? Pile of rubbish. Rifiuti. Io tornerei dal bambino, tornerei. Aspetta, c'è un... Ah, aspetta, BBB, deduzioni, deduzioni. Madonna di roba! Di roba, allora. Lettere di addio. Ferito, il fatto che è ferito... George Arston... Stai ferma, mi fai leggere. È stato ferito durante il servizio dell'esercito britannico. Liste... Alcuni nomi dell'elenco trovati nella cantina George sono stati depennati. I nomi corrispondono a quelli trovati a casa di Lord Marsh. Quindi prima di partire George Arston ha preparato e portato con sé il suo fucile. Ha preparato anche la lettera di addio. Non va bene sta cosa.
Comunque, cazzo, quanto è complicata sta roba qua. Comunque, io ho provato Skatebird. Sì, uccelli che vanno in skate. Non ci ho capito nulla, i comandi non erano fatti bene, ma era una demo che è scaduta, ci sta. Credo. Allora, persona scomparsa con la lista. No. Però aspetta, persona scomparsa con la lettera di addio? Oh, gli sta bene. Forse no, articolo di giornale, no. Preparativi. Ma il fatto delle... Che il fatto che sia stato ferito, non credo che ce ne fotta un bel po'. Articolo di giornale con lavoro speciale? Devo cercare i collegamenti corretti. Con la lista. Olè. Già sei interessato a un programma di educazione speciale, ma niente di più. Devo già stare raccogliendo informazioni. Sì. Il rosso mette in evidenza conflitti logici tra le deduzioni. Puoi risolvere i conflitti passando da deduzioni alternative. Ok. Infatti è questa la connessione. E quella giusta è questa. Ci stiamo avvicinando. Provate Archero. Sì, io ci sto ancora giocando. Porto avanti e migliora il mio personaggio. È un bel giochino, un bel passatempo. In arrivo nuova patch con due armi aggiuntive. Oh. Sì, devo capire piano piano in base alle cose che ho visto. A meno che... No, leggo. Non faccio a cazzo di cane. CDC best way. No. Allora, ad esempio... vediamo. La lettera di addio è veramente inquietante. Allora, rifiuto, no. Ferito con lettera di addio non va bene. Preparativo, La lista... Secondo me c'ha a che fare con rifiuto? Sì. Perché loro si sono rifiutati di darci. Guarda dove sta! Guarda dov'è! Introduci a casa di Marsh e scopri altre cose sul programma di educazione speciale. Oh. Oddio. Che ricordiamo è Castoro di Crotone. Vediamo se posso fare qualcos'altro. La lettera di addio non credo. Ma il lavoro speciale, forse sì. Il lavoro speciale con preparativi. Eccolo qua. Il lavoro speciale è un documento associato alla violenza. Si è portato con stesso fucile. Ah, ci abbiamo qualcosa col fucile. Che lui ha preparato il fucile. Ah, l'abbiamo appena messo, sì. È scomparso. Ma questo con questo no, non vanno d'accordo. Con la lettera di addio, perché lui è scomparso, è vero. Giusto, sapete, non avere possibilità di tornare dal lavoro speciale. Ha scritto una lettera di addio, ma non l'ho consegnata a Tomo. Potrebbe essere ancora vivo. Beh, scusa, se moriva, come cavolo faceva a consegnarla? No? Mi devo introdurre a casa di Marsh. Comunque questa è la nuova cosa da fare. Che ore sono? Le 9 meno 10. Ciao bello! Brave Toby. Grande Toby. Quindi, guarda che c'è qui, guarda quel che c'è qui, guarda che c'è qui. La morte è passata di qui. C'è la sua falce. Il triste mietitore. Composto italiano se ci riesce. Allora, introduci a casa di Lord Marsh. Mi devo introdurre a casa di Lord Marsh. Vediamo che possiamo fare. Effettivamente era quello che voleva anche Watson.
lo voleva pure Watson. Elementare Watson. Facciamoci altri 5 minuti di Holmes, what are you doing here? Gli ultimi castori di Bennett and the Sky. Cosa? You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Arrivato ora un video, mamma. Ah, ci siamo. Ok. Io penso che debba andare da questa parte. Qui c'era una porta chiusa. Sta finestra. The window is firmly shut. La finestra è chiusa. Qui posso vedere robe? La porta è chiusa. Ah, allora. Io penso che devo utilizzare il 4. Se ho capito bene come funziona. Se ho capito bene come funziona. No, è il 3. No space for this lock. Devo toglierla. No, la devo togliere. Come si toglie? Rimuovi, ok. Ok, uguale qua. Evviva! Evviva! Abbiamo aperta la porta. Quindi lui distrae dall'altra parte, io faccio da dietro. I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Caputana. Che cos'è? Oh. I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Oh mio Dio. Dr. Watson to mio Dio, per un secondo proprio, un altro secondo e era finita per me. Qui ci sono un sacco di fucili. Questa è la stanza che aveva visto il ragazzo dalla finestra. Allora, vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa. Mamma mia, appello. Fino ad oggi mi ha visto il programma di educazione speciale, ha salvato più di 200 persone dai vostri fondi. Le relate finché riescono a formare e sostenere i fondamenti critici del nostro prospero impero. Questo è in gran parte dovuto alla saggezza e lungimiranza di Lord Marsh, un politico progressista e saggio. Ha lavorato in questo campo, ignorando le critiche, lo sai che posso essere arroganti con lei, così terribilmente inflessibili. Questo non mi aiuta, vediamo qua. Cioè, questo lo devo prendere, spostare e basta. Caro Lord Marsh, grazie al programma di educazione speciale la mia vita è cambiata completamente. Non sapevo come ringraziarla, quindi ho raccolto per lei questo fiore. Grazie. E chi è? Non è firmato. Ho raccolto per lei questo fiore. Caro Lord Collins, è chiaro che potremmo imparare molto su questo esercizio dell'impero di chi costantemente calpestiamo. Le stesse persone che abbiamo lasciato povere, affamate nell'ombra delle nostre città, qui o all'estero. Lord Marsh. Dipinto. Il dipinto devo andare a vedere. Appeso di traverso, impronte digitali. Oh! Oh! Let's see how hard to crack this safe is. Che questa sarà difficile. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord. Ma lui è medico, Watson. Since you put it that way, very well. Shall I return to your... No. Please, doctor, I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? Oh mio Dio! I'll try my best. Oh mio Dio! Mi devo nascondere.
Porca puttana! What are you doing here? Sei stato preso. Will you break anything else? Devo scappare! Aveva l'ultima gomma. O mi devo nascondere? Mi devo nascondere, cazzo. Sì, ma pochissimo tempo. È un medico che ha prestato servizio militare per lo Stato ed è stato infortunato alla gamba. Ah, ok, grazie, Bernie. Vedi, io non le conosco. Cioè, questi particolari non li conosco. Ha preso qualcosa il tizio, no? Cassaforte. Devo aprire la cassaforte. Vabbè, ma che cosa stiamo vedendo qui? Tornato a Londra, viene presentato a Holmes e ci va a vivere assieme a caso. Aspetta. No, ma è bellissima questa cosa. Mamma mia, è bellissimo. Beh, lo so perché sto leggendo i libri in live. È comunque una gran cosa. Roberta. Roberta, cassaforte. Posso fare il ladro. Vediamo cosa c'è dentro. Ci sono dei documenti importanti, soldi, sti cazzi. 7 novembre. 7 novembre logo la nostra riunione alla quercia di Grunston. Ho legato la mappa che sta letta, così potrà trovare facilmente il posto. Prendi la mappa. Ottimo, c'è altro? Ammirando tutti questi indigenti, mi sembra una ventata d'aria fresca. Comunicare con loro è un vero piacere e sono così intelligenti, non come noi. Forse avrebbero dovuto essere loro dei lord e non dei semplici plebei. Qui abbiamo fatto tutto, sì, i soldi e sti cazzi. Chiudila. Credo che me ne possa andare, io no? Perché c'ho sta appuntamento. Devo concludere l'ispezione in ufficio? Devo vedere altra roba? Ah. Ok. Me ne posso andare. Cioè, devo vedere solo i quadri. C'è le foto là sopra, no? I quadri, le foto. C'è un mappamondo. Vabbè, le foto potevo anche non guardarle, cioè. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza. Ah, un'influenza. Where might your companion non è una semplice influenza. Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. No, quella era sangue, però. Che cazzo è stato? My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Sì, la meccanica è molto interessante. Sto installando il secondo monitor finalmente. Dai, grande! No, non ho chiuso niente io, infatti l'avrei fatto, l'avrei messo tutto a posto io. But misery never rests and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Io penso che possiamo proseguire le nostre indagini domani a questo punto. Così ci prepariamo per la cena. Comunque è molto, 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 molto bello questo gioco. Veramente figo. Non è banale. Ci sono alcune meccaniche che effettivamente vanno capite, sono complicate, come quello lì dei... delle deduzioni. Veramente figo. Cioè, comunque penso che sì, mi conviene staccare adesso perché sono le 9. Se continuo in un'altra mezz'oretta me la fregherei. E mi conviene di no.
che adesso ci manca. Dobbiamo andare all'appuntamento praticamente. Dovrei andare. Dov'è la mappa? Non trovo la mappa. Era questa. Qua ci sono tutti i discorsi, i dialoghi che abbiamo avuto. Eccola qua. Questa. La quercia di Cruz è segnata sulla mappa legata all'invio del Lord Marsh. Alcune prove richiedono ulteriori indagini. Cerca su mappa analisi. Ricerca nell'archivio. Ok, perfetto. Vabbè. Allora, forse questa cosa la possiamo fare. Ma poi non scopre che c'è stato qualcuno. Sì, è un buco. Questo è un bel buco. Quindi devo andare all'archivio. Esamina. Holmes, come here. This is serious. Cosa ha detto? La quercia. Holmes, come here. This is serious. Ah, vuole che parlo con lui. Ah, perché è malato, è malato, è malato. L'analizza fazzoletti. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. Ha dei problemi, Marsh. Ciao Francia, certo, ho mangiato e sono tornato. Ciao Bill. Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers. Ma veramente devo fare st'analisi? Allora facciamo questa analisi, dai. Let's study it more closely. Metti a fuoco. Così. I could take a sample and examine it under the microscope. Fallo. Si prende questo. E lo metti qua, bravissimo. Quanto sei bravo. Let us apply chemicals to color the sample. Quale? E che cazzo ne so io? Promo il blu di metilene. La pippetta gli serve. Gli serve la pippetta. Se vuoi farti un'estate, guarda Telegram. C'ho il telefono lontano, lo guardo dopo. This chemical should be applied. Per terza, quindi la prima. Beh, se devo fare così in sequenza. Che bello il rumore delle ampolle. Quanto fa alchimista sta cosa? Vabbè, questa è. Alla fine non è così complicato. Pensavo peggio. Now, let's examine the colored sample. Pensavo. Esamina attentamente la macchia e cerca elementi. Ok. Cos'è sto posto? Aha! Michael Bacteria. Sembra che Lord Marsh sia gravemente malato. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. Interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... C'è la tubercolosi. That Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor. How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have... Wow. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbor lent me a book. Dracula! Gli ha prestato Dracula! I doubt. How is your investigation going? Vanno Dracula! Yes,
It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. Dracula, eccolo qua, Dracula, si vede? Dracula. Ah, che sei bello. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Quindi io poi devo indagare su Ma adesso ho fatto dell'archivio, della quercia di questa cosa qui. Vabbè, ma valla a trovarlo. Vabbè, lo facciamo domani. È proprio quello di Bram Stoker. Sì, mi sa, vediamo. È Dracula. Comunque sì, adesso mi conviene staccare qui, che sennò è un casino. Facciamo, andiamo in full screen. Ti faccio vedere una cosa, Rio. Rio, guarda! Guarda, Rio, guarda! Guarda, è acceso! È acceso il forno! Il forno è acceso mentre esco dal gioco. Il forno è acceso! Bellissimo! No, comunque sto gioco è veramente fighissimo, guarda. Cippa, proprio bello. Domani lo continuo. Finalmente non sono nudo. Ok. Mi preparo, va, così si finalizza la scena e si mangia. E si mangia. Quindi, se non l'avete fatto, vi auguro a tutti una buona cena, una buona serata. Vi metto l'outro, cerchiamo un ride. Ci becchiamo domani, se tutto va bene. Ok? Ciao ragazzi. Vediamo chi c'è online. Vediamo. Ok. Infatti non fate casino in giro, eh? Fate i bravi, eh? Fate i bravi. Facendo un ride quando io sto per staccare. Fani! Ciao Fani! Aspetta un attimo. Fermi un attimo. Ciao Fani, ti devo salutare come si deve, no? Ciao bello, un abbraccione, dammi un abbraccio, vieni qua, come stai? Che cosa stavi facendo, Fani? Che stavi facendo? Io stavo staccando perché guarda, vedi, c'è il forno acceso, i bambini che vanno in giro, fanno casino. CS Costa, io. Grande. Quindi, grazie Pani, grazie. Niente altro. No, adesso la rimetto, però lo volevo salutare come si deve. Ho fatto un raidino. Benvenuti a tutti, benvenuti. L'avevo appena staccato. Ciao Extras! Stavo appena staccando, quindi noi ci vediamo domani sempre con Sherlock Holmes. Un abbraccio a tutti, grazie Pani, grazie. Allora, quindi non ti posso raidare adesso? Un bel problema. E vabbè, vado a cercare qualcun altro. Ti ringrazio ancora tanto, ciao, bello. Ritorno con l'altro, lo ricominciamo da capo. Ciao. E stanno girando ancora i crediti, guardate. Però è strano, aspetta, no, devo farli ripartire sti crediti. Perché non c'è Leruia? Non c'è Leruia fra i moderatori. Perché? Resettiamoli. Non ci sono! Aspetta, vediamo. Eccolo! No, l'ho resettato. Thank you.
visto che è un botto di tempo che non faccio un ride verso Berro. Stasera ci andiamo da Berro Fronzo, che sta giocando a Guitar Hero 3. Ma sta pistola non ho capito, l'hai presa da Fallout? Dimmi un po', alleluia. Intanto preparo il ride, così partiamo. Andiamo a salutare il nostro amicuzzo Barrow. Vi auguro ancora una buona serata. Grazie Pani del ride. Ci becchiamo domani. Tanti bacioni e abbracci a tutti.